ciclone Boris si sta esaurendo, ma non è ancora finita. Alluvioni, frane e allagamenti hanno colpito tutta l'Europa centrale, ma ora si aspetta l'ultimo segno del suo passaggio, la piena del Danubio. Questa è Budapest, capitale ungherese, dove la piena dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Non ci saranno molti problemi, siamo pronti, dice questa donna, e ci sono molti volontari al lavoro. Il livello delle acque del fiume, secondo le previsioni, dovrebbe superare gli 8,5 metri, un livello tra i più alti della storia del Danubio. Molte infrastrutture lungo le rive sono già state sommerse per precauzione. È stato interdetto l'accesso a Margaret Island, una zona piena di pub, hotel e ristoranti. Boris ha lasciato dietro di sé danni più gravi degli ultimi 20 anni, dalla Romania alla Polonia, seppellendo città e campagne sotto fango e detriti e causando la morte di almeno 18 persone. E la conta dei danni è solo all'inizio, ma ammonterà a miliardi di euro.